Bella a tutti dal danno ragazzi e muso cazzi, ben ritrovati sul canale. Quest'oggi vi porto una novità, novità per modo di dire, perché comunque negli ultimi giorni sono usciti una miriade di video riguardo Star Wars Battlefront, il nuovo gioco targato EA, come si dice. Ho avuto modo, questo video lo sto facendo, sono Lavorato. praticamente le 9 di Ma sera, le ho bestie appena delle. registrato un paio di Ma oito. partite nella Ma che modalità cazzo Drop devo Zone. dircele? Siamo Che entrati in partita consiste delle. Questa è praticamente nel nuova. attaccare, ci sono due squadre che devono attaccare un satellite e conquistarlo, dopodiché una volta che una delle due squadre ne ha conquistato uno, dopo un po' ne cade un altro e si va avanti così fino a che non si raggiunge il punteggio massimo. Una cosa che ho notato, purtroppo questo è normale visto che il gioco è uscito in beta solamente oggi alle 4, quindi qualche ora fa, c'è già parecchia gente che ha sbloccato diversi oggetti utili. Al di là delle granate, che le ho sbloccate anch'io arrivando a grado 2, però granate di livello avanzato, fucili migliori, potenziamenti e cose varie. E tutto questo naturalmente mi ha portato ad essere molto svantaggiato. Noterete che molte volte chi mi uccide nel suo inventario ha tipo 4-5 oggetti, mentre io nell'inventario nella prima partita non avevo assolutamente nulla, a parte il mio fucile. Mentre nella partita successiva avevo una granata, gli altri invece sempre 2-3 oggetti sbloccati. Quindi insomma c'è già chi ci sta nerdando parecchio e conosce un po' meglio le mappe, conosce un po' meglio le dinamiche, conosce un po' meglio gli oggetti che ha a disposizione. Però a parte questo, devo dire, l'impatto grafico è meraviglioso. Anche il gameplay mi sembra valido. Naturalmente questo è un giudizio basato su pochi minuti di gioco. Se devo cominciare a dare qualche consiglio, vi posso dire partite con questa modalità, la Drop Zone, perché è la più semplice. Ci sono mappe più piccole, ci sono 16 giocatori, mentre nell'altra modalità ce ne sono 40. E come vi ho detto, bisogna sbloccare prima qualcosa, perché sennò si è svantaggiatissimi. Ho notato una cosa molto positiva che in certi giochi manca, ovvero sia la salute si rigenera automaticamente. Cioè, se tu ti nascondi da qualche parte, man mano la salute sale. Quindi per chi si lamenta molto spesso, ah, perché quando vieni colpito poi dopo resti ferito, c'è bisogno del medico da campo, eccetera eccetera. No, in questo gioco no, assolutamente no. Tu ti nascondi, stai un pochino fuori dai combattimenti e la salute man mano risale da sola, anche abbastanza velocemente, devo dire. Poi non so se era la modalità o ci sono delle opzioni per disattivarlo e cose del genere, però tant'è. Per quanto riguarda le armi, non ho avuto modo di provarle, ma ho visto che ci sono di ogni tipo. C'è il cecchino, ci sono diciamo dei laser molto più veloci che magari fanno un po' meno danno ma colpiscono più velocemente. Ci sono armi con meno rinculo, insomma, ci sono di ogni genere. L'importante è sbloccarle, bisogna giocarci un pochino. Così come i vari oggetti, come la granata, io vi ho detto all'inizio non ce l'avevo, l'ho dovuta sbloccare. Però devo dire che anche quella, quando cominci a usarla, ti aiuta parecchie volte. Camperare in queste mappe non è semplicissimo perché insomma i nemici ti arrivano da ogni direzione e fondamentalmente con il fatto che i pod cambiano posizione costantemente quando ne viene conquistato uno, camperare non è semplice. Non ho capito se sono posizioni totalmente random oppure se effettivamente ci sono dei posti prestabiliti dove cade, però insomma, per quello che mi è stato dato vedere, camperare non è né consigliabile né semplice, a meno che non stai difendendo, per cui ti metti dietro una roccia e fai quello che sto facendo io ora, cioè nasconderti e sparacchiare ogni tanto e poi muori. Muori come uno stronzo, perché erano 3 contro 1, guarda che belli, pezzi di merda. Oltre a questa modalità che è Drop Zone, con cui ho giocato anche con il Dell, abbiamo provato anche la modalità missioni. Fondamentalmente per ora c'è solamente la modalità sopravvivenza, che consiste nel resistere a 6 ondate di nemici. Purtroppo esiste solamente la difficoltà facile al momento, ma nella versione finale del gioco ci sarà anche difficoltà più elevata. E le ondate non saranno 6, ma credo 15, se ho capito bene. L'obiettivo naturalmente è sopravvivere a queste ondate di nemici insieme al proprio compagno di squadra o anche da soli se si vuole. È possibile scegliere anche qui la configurazione, il layout del proprio personaggio e portarlo durante tutta la partita. Da notare che ovviamente in questa modalità ci sono molte più armi e oggetti sbloccati fin dall'inizio, cosa che nel multiplayer naturalmente non c'è perché le cose vanno sbloccate man mano, no? Logicamente. Infine abbiamo provato anche la modalità AT-ATM, che sarebbe praticamente la modalità in cui i ribelli devono difendere la propria base dai combattenti dell'impero, che invece a loro volta devono trasportare i loro camminatori sui vari checkpoint fino a raggiungere l'ultimo. Naturalmente questi camminatori sono mortali, nel senso che sparano come assassini, sono quasi impossibili da buttare giù.
E oltretutto possono essere anche pilotati, nel senso che a un certo punto tu puoi entrare dentro e sparare proprio con il camminatore AT. E questa è una brutta cosa. Lo scopo dei ribelli naturalmente è difendere determinati punti di controllo che consentono poi di disattivare la protezione di questi bestioni giganteschi e quindi consentono a chiunque spari di danneggiarli, mentre finché questa protezione è attiva praticamente non subiscono alcun tipo di danno. Hanno un'infinità di vita, quindi fondamentalmente bisognerebbe colpirli con le armi più potenti che ci sono, quindi proiettili che Sì, ho capito, danneggiano ma cioè. nello specifico droni, droidi e scudi. Volevate, Li potete riconoscere perché sparano in blu praticamente, Ah, vi si top player elettrifica l'arma, diciamo. Oppure, da quel che so io, nella versione finale del gioco sarà presente anche il lanciarazzi, che tecnicamente dovrebbe fare sarà parecchio male, stabilizzata. e quindi nel momento in cui le difese si abbassano, tutti questi tipi di armi devono essere scagliate da tutti i giocatori della squadra contro il robot più debole per buttarlo giù e poi concentrare tutto il resto delle forze sull'ultimo robot rimanente. Naturalmente è molto facile perdere controllo delle basi perché lo scopo dell'impero è per l'appunto quello di impedire che queste basi per disattivare i robot vengano conquistate. Quindi c'è un incredibile rovesciamento di fronti continuo. Tra l'altro, in questa modalità sul pianeta Hoth abbiamo visto Potevamo sparare a mammutone, un'infinità di sparalo. campo aperto, per cui sono tutte trincee, rocce, cose del genere e torrette, per cui bisogna passare praticamente da un punto all'altro cercando di non farsi colpire, che è una cosa molto difficile. Avendo sbloccato alcune armi, bombe, insomma, cose del genere, posso dire che non è difficile utilizzarle. L'importante è Come sono capire morto? bene in quali Guarda, contesti utilizzarle, Skywalker di perché merda, usare il vaffanculo, che cecchino è una scemo sei, cosa Antonio che va fatta solo in Ergo. determinate situazioni. Non bisogna camperare troppo perché non è un gioco dove il camping paga, ve lo posso assicurare, cioè può pagare per qualche istante, poi dovete subito spostarvi perché basta una bombetta ben piazzata e il camperino vola via. È una buona idea invece Incredibile. nascondersi qualche volta dietro le rocce per riprendere la salute oppure per fare una sorta di agguato, perché molto spesso i Abbiatene nemici le palle. passano senza vedervi. Ed è una buona idea anche utilizzare le carte che vengono sbloccate man mano, che sono per l'appunto i proiettili speciali che si utilizzano Ma quello cazzo stanno su pure unità all'inizio. meccanizzate e scudi. È una Infatti, buona cioè, idea ma usare il scusa, come cecchino, fate che a poi si portarlo a ricarica da casa? solo. È Com'è una buona idea possibile? usare le bombe. Ed è una buona idea soprattutto raccogliere i power-up che sono sparsi per la mappa. Cosa spara la Questi polizia? Che generalmente spara sono la macchina? presenti in tutte le modalità di gioco, per quel che abbiamo visto finora. E sono casuali, per cui raccogliendone uno vi potrebbe capitare una mina di prossimità, come vi potrebbe capitare una bomba molto più forte di quelle normali che esplode e colpisce un ampio raggio. Così come tra i vari power-up c'è anche la possibilità di chiamare gli aerei, quindi gli X-Wing oppure gli aerei della flotta imperiale, e praticamente utilizzandoli sul campo si ha un notevole vantaggio perché si può agganciare il nemico e sparare direttamente senza doverli seguire come Prendo succede su il qualsiasi altro gioco, sui caccia normali, insomma, in cui devi accodarti e sparare. Qui invece tenendo come si premuto il usa? tasto destro del mouse puoi agganciare e col Ormai lo sinistro sa. spari e i laser vanno diretti sull'aereo, quindi se ce l'hai Come si mette la mia davanti è persona che non si vede un praticamente, non cazzo? dico fottuto, ma Famoso quasi. per Tranne nel questo. caso in cui magari hai la sensibilità messa a puttanaio, come succede all'inizio, per cui praticamente per Non si muovere vede un un veicolo, cazzo non ho di capito niente. bene, Quello forse sarò io che proprio. sono ritardato probabilmente, ma cioè io scorrevo il mouse Non vedo pure a te letteralmente che cazzo hanno fatto. e non girava, proprio veramente lo giravo 1.000 volte e stavo sempre lì, non si Io sono muoveva. Ho morto, però Marino. provato a Io cambiare la appena addosso, sensibilità, io ma ho sono visto che morto, più o sono meno è tirato la una stessa spada cosa. laser. Probabilmente la cosa più saggia quando si sale su un caccia del genere è prendere il pad in mano, perché non l'ho provato, ma credo che sia la cosa migliore. Un consiglio che posso dare a tutti i giocatori è partite subito con la modalità Drop Zone, perché è la più semplice. Vi consente di sbloccare più cose e anche di giocare più di squadra perché la mappa è più piccina, ci sono meno giocatori, quindi rischiate meno volte di fare quello che Zeb chiama lo scambio a bare. E soprattutto vi fa sbloccare gli oggetti che poi vi serviranno per andare nella modalità più importante, che è quella appunto contro gli AT-ATM. E una volta che andate in questa modalità, preparatevi perché è una modalità a 40 giocatori. E generalmente i ribelli sono svantaggiati. Questo ve lo dico proprio. Io ho fatto qualche partita, non voglio dire che
sia una partita che per forza deve essere vinta dagli imperiali, anche perché insomma abbiamo detto senza i lanciamissili, senza queste armi qua sbloccate è un po' difficile buttarli giù, però nel momento in cui si abbassano le difese, se c'è qualche torretta eccetera, magari i robot li butti giù, però secondo me gli imperiali sono troppo avvantaggiati. Inoltre in questa modalità è anche possibile usare gli eroi, quindi io ho avuto modo di affrontare Darth Vader, qualche volta l'ho anche accoppato. Invece per i ribelli c'è Luke Skywalker. Non ho avuto modo di provarli perché purtroppo non sono stato così sculato da poter prendere quel power up. Ho usato, come ho detto, l'aereo, ma praticamente mi hanno sfondato quasi subito perché non era ingovernabile con la sensibilità del mouse. La prossima volta che lo prenderò cercherò di usare il pad. Però insomma, ragazzi, graficamente impatto magnifico, lo posso dire. Il gameplay mi sembra essere ottimo, a parte questa modalità che secondo me avvantaggia troppo gli imperiali. Cioè, se devo essere realistico, lo è, perché insomma, effettivamente è così, però è un po' troppo, almeno qui sulla beta, poi se lo equilibreranno un pochino, non lo so. La cosa dei power up è interessantissima, quindi li trovi sulla mappa e puoi avere degli oggetti extra ed è molto simpatico anche il fatto che tu hai a disposizione un layout che ti puoi impostare all'inizio della partita e che poi non puoi cambiare, cioè una volta che tu scegli un'arma, scegli gli oggetti che ti vuoi portare, sono quelli fino alla fine della partita, quindi devi fare una scelta molto oculata all'inizio e questo è un bene perché molta gente, per esempio su Battlefield, ha il viziaccio di cambiare la classe a partita in corso. Da una parte è buono, ma dall'altra è cattivo perché tu non sai mai che cazzo hai davanti, invece più o meno ti puoi rendere conto di che avversari hai quando li inquadri, perché li incontri più volte nel corso della partita e più o meno sai che armi usano, che sanno fare, che cosa non sanno fare e così via. Inoltre, anche il fatto di poter portare degli oggetti che si ricaricano con il tempo, per esempio le granate, sono illimitate. L'unica cosa è che una volta che ne lanci una devi aspettare che si ricarica, quindi fondamentalmente, insomma, è una sorta di Destiny per chi ci ha giocato. Devo dire che il gameplay me l'ha ricordato molto. Mi ha ricordato molto il gameplay di Destiny dal punto di vista del PvE, però. Mentre per quanto riguarda il resto, si vede che è un qualcosa di innovativo e c'è del Battlefield in mezzo, se lo vogliamo chiamare così. E secondo me è una via di mezzo tra i due giochi, ragazzi, perché a livello di gameplay ci assomiglia molto, però non è così. Come posso dire, snervante come lo è a volte Battlefield perché è troppo dispersivo, mentre invece qui più o meno un po' di tatticismi ci sono, cioè si capisce che cosa bisogna fare, si capisce dove si deve andare e soprattutto che bisogna giocare di squadra, molto più di squadra rispetto a prima. Per ora questi sono tutti i contenuti della beta di Battlefront, naturalmente io sto continuando a giocare e a registrare e metterò il resto dei video nei prossimi giorni. Per il momento questo è tutto, io vi saluto e se becchiamo al prossimo video. Bella! Questo è un invito a tutti voi, se avete Warframe o anche se non lo avete, ma il PC ve lo regge, scaricatevelo perché insomma giocare insieme potrebbe essere simpatico qualcosa. Questa qui sarà una serie con me. Se avete intenzione di giocare con me, non so quanti sarete, potrebbe essere 3 o 4, come potrebbe essere che non c'è nessuno.